Ragazzi, prima di iniziare voglio subitissimo un bel like. Innanzitutto volevo farmi perdonare più che altro per la luminosità che questo video avrà, perché purtroppo ragazzi, veramente questo video avrà una luminosità veramente veramente pessima. Perdonatemi in partenza. Detto questo, almeno per questo video 400 like e buona visione. Io sono Leonas e oggi ragazzuoli siamo qua in un video speculazione. Che ormai ragazzi sì, ormai è il mood, è il video format più bello del canale. Perché sì, più che altro sono quelli che mi piace più fare, i video speculazione ragazzi. Sono proprio quelli dove uno si può sbizzarrire con le sue teorie, sbizzarrire con i suoi pensieri. E infatti ragazzi oggi siamo qua precisamente per questo. Avevo già accennato alcune cose che diremo in questo video in alcuni video precedenti, ma alcuni risalgono anche a settimane fa. Quindi ovviamente ragazzi dobbiamo tenerci aggiornati sulle piccole cosette che mi vengono in testa e che mi frullano la mia testolina. Testolina. Quindi ragazzuoli davvero mi raccomando subitissimo un bel like e recuperate tutti i video precedenti a questo, al termine di questo. Li ritrovate tutti qua sopra delle schede. Ragazzuoli, detto questo, possiamo andare subitissimo in game. Non siamo in game, siamo su The Bridge of Space. Eccoci qua, boys. The Bridge of Space. Ragazzuoli, eccoci qua. Pronti belli che prontelli per parlare del quinto anniversario. Jump. Ebbene sì ragazzuoli, ormai è passata, sono passati un po' di giorni per così dire dal boom che è arrivato su YouTube di tutti quelli che parlavano dell'anniversario. E oggi so chi ha parlato dell'anniversario, così almeno tutti sapranno la mia opinione, così almeno io saprò anche la vostra opinione. Quindi mi raccomando, tutti nei commenti a dirmi la vostra, cosa pensate, cosa sperate che arriverà al quinto anniversario. Ma detto questo direi che possiamo iniziare subitissimo con il video. Allora ragazzuoli, come sapete arrivo per il 29, comunque fine mese, ultimi giorni del mese, inizio mese ragazzuoli, inizio novembre, la nuovissima e simpaticissima Bacci di Cooler Final Form, che ciò ci conferma che ancora la Busaga non è nei piani della Bandai, o perlomeno ancora la Busaga non è, diciamo, prossima all'uscita, proprio perlomeno all'inizio della Busaga. Quindi attualmente ragazzuoli ancora siamo a tema Cell Saga barra Namek Saga, perché nel film di Cooler si interpone tra i due, nel senso, quindi perlomeno è per così dire, Gohan è ancora bambino come è sulla saga di Namek, quindi più o meno siamo sempre nell'arco narrativo della saga di Namek. Quindi ragazzuoli, ovviamente se vogliamo collegarlo un attimino nel canonico, quindi parliamoci chiaramente, ma proprio perché non è canonico potrebbero infilarlo dove cavolo gli pare. Ed è per questo ragazzi che io vi dico ancora una volta che la Busaga potrebbe iniziare post bellissimo Cooler Final Form ragazzi. Post, ma se diciamoci la verità, è già da prima di Gohan che dicevo che iniziava la Busaga. Poi è arrivato Gohan, bene, dopo Gohan iniziava la Busaga, Cooler, dopo Cooler inizierà la Busaga. No, tanto ci tireranno fuori l'ennesimo PG e quando li scommettiamo uscirà Super C13 e ci tireranno ancora una volta nel cool. Il Busaga uscirà, perché uscirà ancora più dopo. Quindi sì, speriamo che non esca un Super C13 ragazzi, perché davvero, oddio, ci sarebbe troppo, a dire il vero ci sarebbe troppo. Oppure anche il Goku quello che sconfigge Super C13, ma speriamo di no. Voglio sta cavolo di Busaga ora, domani, prossimamente, la voglio. Ma a parte le solite bagianate ragazzuoli, oggi cosa credo io uscirà per il quinto anniversario Jump, poi ovviamente successivamente a luglio del prossimo anno Global, perché vi ricordo che il Jump anniversario ce l'ha il primo di febbraio all'incirca, quei giorni lì, mentre il Global ce l'ha il primo di luglio. Quindi ragazzuoli, ovviamente secondo me, e ripeto secondo me, potrebbero uscire tanti bei personaggetti. Allora, possiamo pensarlo in un modo. Visto che per i 300 milioni ci hanno schiaffato Gohan e Cell, che era la fine dell'arco cronologico del Jump, se mi inizio nella Busaga e me la fanno finire per l'anniversario, io direi, ed è una possibile strada da seguire, che l'anniversario sarà a tema Busaga. Però, quali personaggi sono degni della Busaga per, diciamo, entrare in un anniversario, il quinto anniversario, ragazzuoli? Secondo me sono veramente pochi, ma quei pochi sono veramente veramente belli, perché della Busaga ragazzuoli
possiamo prendere un Buan, possiamo prendere un Vegito, quindi un Dual Vegito Buan che praticamente ci starebbe come non, perché a dire il vero, per gli anniversari, ora che ricordo, non c'è mai stato un Dual, uno Super, uno Extreme, sono sempre stati tutti Super Extreme, che mi ricordi bene, dal secondo mi ricordo, quindi sì. Sono sempre stati... No, forse qualcuno era Super Extreme. Quindi all'incirca dovrebbe essere... Vabbè, negli ultimi anni comunque si è rivelato Dual Super. Super Saiyan 4. Vegito Gogeta, Super Saiyan 4. Quindi si crede che anche per il quinto si segua un attimino questo mood. Una possibile ipotesi, una possibile Dual per quanto riguarda la Busaga potrebbe essere benissimo, ragazzi, il nostro bellissimo Buan e Vegito Super Saiyan. Magari Buu che diventa direttamente Buan, oppure un Vegito base che diventa Super Saiyan. Quindi ci sarebbe un casino come Dual, ci sarebbe, ma per un anniversario. Ovviamente, ragazzi, vi sto buttando alcune ipotesi della Busaga che ci potrebbero stare, che ci potrebbero, perché alla fin fine un Vegito ci sta, ma un Buan meh. A meno che non sarà OP meh. Quindi, ragazzi, capite bene questa cosa, che ci sta come Dual, ma non ben più di tanto. Altro Dual che secondo me ci sarebbe un casino è un Dual Goku Super Saiyan 3, che diventa base form con Genki Dama barra Super Saiyan, che fa la stella Genki Dama e disintegrato Kid Buu, quella che per dirvi c'è adesso su Legends, per dirvi, e per appunto un Kid Buu effettivamente come Dual. Però ragazzuole, diciamoci la verità, ci serve come Dual? Oddio, Goku Super Saiyan 3 che diventa Genki Dama dopo un po' di turni, con l'active skill che fa il Super Saiyan e spazza via Kid Buu, ci sarebbe un casino, ragazzuoli, però sarebbe quello e basta, un personaggio, il personaggio per un quinto anniversario. Kid Buu non è per un quinto anniversario, Kid Buu non è degno per un quinto anniversario, non lo è manco per il cazzo, non è proprio zero ragazzi. Busaga, io spero che comunque, se vogliono farlo Busaga, che ci ragionino bene, perché potrebbero benissimo prendermi il quinto anniversario, che è il quinto anniversario, che dovrebbe essere il più epico di tutti i precedenti, e potrebbero veramente rovinarmelo facilmente se me lo fanno al tema Majin Buu Saga. Andiamo al di fuori della Majin Buu Saga, perché so dove volete andare a parare voi, ragazzuoli, con un Dual. Lo so dove volete andare a parare, lo so, io le so le notizie, ragazzi, che trapelano su social, non lo so queste cose. Voi volete andare a parare da Vegeta e Gogeta, io lo so di già dove volete andare a parare, ma dove andiamo infatti? Noi andiamo proprio lì, scaviamo lì sotto e poi ti sbuchiamo addosso a Vegeta e Gogeta, così almeno capiamo un attimino il mood. Dual Vegeta e Gogeta, Dual, ragazzi, che sinceramente non c'entrerebbe niente, ovviamente, con un'ipotetica Busaga. Proprio un cazzo c'entrerebbe, scusatemi il termine, ma non c'entrerebbe nulla, né con l'arco, né con i PG che possiamo trovare all'interno della match, cioè, in teoria, nulla di nulla, proprio completamente una roba a parte. E ci starebbe, vi ripeto, ci starebbe un casino, però io ve l'ho detto, ragazzi, non mi voglio soffermare più di tanto su Gogeta e Broly, sì, Gogeta e Broly, su Gogeta e Vegito, ragazzi, perché sono, è un Dual, secondo me, a mani basse, tra i più epici in assoluto. Quindi è semplicemente questo volevo dirvi, un Dual Gogeta e Vegito, se me lo fanno, sarebbe a mani basse il Dual più bello di sempre, nessun altro Dual me lo potrebbe mai superare. Perché vi dico questo? Perché sarà scontatissimo che un quinto anniversario avrà due LR, mi fai un Gogeta blu LR e un Vegito blu LR, magari con trasformazioni, con arti skill e con una meccanica nuova, perché vi ricordo che ad ogni anniversario si introduce sempre una meccanica nuova. Vedete, al terzo hanno introdotto fusioni barra trasformazioni, vedete, al quarto hanno introdotto l'active skill, al quinto in teoria dovrebbe avere, comunque si spera, per un quinto anniversario personaggi grossi che magari hanno entrambe le, diciamo, le caratteristiche di scorsi anniversari, ma magari introdurre una terza che la rende ancora più figa la cosa. Quindi secondo me un Dual Vegito Gogeta, magari entrambi a base, che diventano entrambi Super Saiyan e poi entrambi a blu, anche se Vegito blu nell'anime parte direttamente da base e poi va a blu, poi ci starebbe farlo passare nel mezzo delle cose, stile Goku Evo, no? Goku Evo va da quello di Namek, parte, va a Super Saiyan blu, per dirvi, no? Non c'entra nulla, però quello è un po' il senso. Fammi un attimino parallelo, che da una parte c'è Vegito base, dall'altra Gogeta base, anche delle ere sono base, così che possiamo giocare con Gogeta Super Saiyan e magari con Vegeta Blue Tech l'LR di Vegeta, cose così, e magari anche col Vegito Intel LR, perché è Super Saiyan, non è davvero quelle con quel Vegeta, quindi totalmente una cosa a parte. Quindi ragazzi, sarebbe veramente una cosa figa, che magari sono lì a base form entrambi, passano un tot di turni stile Trunks e Zamasu, oppure magari direttamente
che ne so, prima l'active skill mi diventano un super saiyan, entrambi, poi mi fa diventare a blue, magari con qualche condizione particolare, spero non come Gohan e Cell, vi prego. E sarebbe veramente, ragazzuoli, a mani basse il dual più epico del gioco, sarebbe il dual più bello di tutti, di tutti, di tutti. Sarebbe secondo me, e ve lo dico ora, poi cambiamo direttamente direzione, ragazzi, perché questa è una direzione che secondo me potrebbe essere veramente la fine di Dokkan, questa direzione qua, perché il dual Gogeta e Vegito sarebbe a mani basse il dual più leggendario di sempre. Per leggendario non mi riferisco all'LR che vuol dire legendary, no, leggendario. Perché il dual Vegito Gogeta blu, neanche un dual Gogeta e Omega potrebbe superare una roba del genere. Nessun altro dual potrebbe superare Vegito e Gogeta blu, neanche Vegito e Gogeta Super Saiyan 4, a mio avviso. Quindi questo è un attimino il mood, ragazzuoli. Detto un attimino, detta è più che altro un'altra possibile strada che potrebbe prendere il quinto anniversario. Cambiamo un attimino prendiamo anche un'altra strada, perché comunque ci sta. Un'altra strada che potrebbe prendere il quinto anniversario, secondo me, è un dual Gogeta Super Saiyan che va a blu, magari Gogeta base Super Saiyan e poi blu, e Broly. Perché Broly, ragazzi? Perché secondo me rifare questi due personaggi, che va bene, tutt'oggi sono molto forti, tutt'oggi sono molto utilizzati, tutt'oggi sono delle vere e proprie bestie, che secondo me entrambi rientrano nella top 10 tour del gioco, ma anche top 5 a dire il vero, sono veramente dei bei colossi, ragazzi. Gogeta in primis, e farmi due LR di questi due personaggi allo stesso tempo è una figata pazzesca, ma allo stesso tempo sono io a chiedermi, sì, ma come cavolo li fanno? Perché sono già OP questi. Due LR di loro dovrebbero essere quasi al 99% più forti del tour di quelli vecchi, ovviamente. Quindi mi domando, ma come cavolo li fanno OP? Cioè, Gogeta Gen, ragazzi, è a mani basse il tour super più forte del gioco. Assolutamente, perché il tour come questo, che si trasforma in kit incorporato, quindi tempo pari, additional, quello che gli vuoi, cioè è un mostro, ragazzi, questo personaggio. Veramente, veramente un mostro. Giocabilità assurda, veramente, veramente buono. Rendermelo più forte di questo nell'R? Davvero mi vorreste fare Gogeta blu LR che è più forte di questo? Cioè, no, cioè, sì, ma no, vi prego, cioè, questo è OP, mi fai ancora più OP. No, uno se pulla questo LR può benissimo quittare da Dokkan per altri due anni, rientrarci e fare ancora tutte le cose del gioco facilmente. Ma se ho detto questo per Gogeta, questo vale anche per Broly, perché anche Broly non è che fa schifo, anzi, è un mostro ad ability questo Broly, ragazzi. È un mostro, e a meno che non me lo facciano int all'anniversario, se mai sarà così, perché fisico è impossibile, questo è fisico, quindi o int o fisico sono le due type un attimino azzoppate insieme alla GL. Ne dubito fortemente, però se pensiamo una cosa potrebbe tornarci, a prescindere dal fatto che qualsiasi type sarà, ragazzi, è un LR, quindi di base supererà questo, lo stesso vale più Gogeta, secondo me li supereranno se saranno loro i personaggi del quinto anniversario, però potrebbero fare una cosa figa, stile come hanno fatto per Goku e Vegeta Super Saiyan 4, cioè arrivare all'anniversario di farmi due di questi personaggi e invertirmi i type. Sarebbe una cosa incredibilmente incredibile, perché mi renderebbe un Broly che non ha bisogno di ability, un Broly che magari anche la UE, che sarebbe il best PG della vita per sempre, a meno che da base, se me lo fanno LR base, non ha la UE ovviamente, però se me lo fanno che l'LR già Super Saiyan, potrebbe essere sinceramente l'LR perfetta per il torneo. E mi renderebbero sempre questo personaggio qua, sempre all'incirca con me prima, perché additional allora è additional alla GL, però lo stesso magari non è per Gogeta, perché Gogeta fisico a GL è quel che mi cappa, e se mi metti nel crit come quello di ora, cazzo me ne frega di essere CDR o tech, no? Non ne frega nulla, nel senso, può essere anche int, quando ho il crit e poi ritorno additional nell'ability, non ne frega nulla sta quel 5 di evasione, anzi, non è che mi fa male un 5 di evasione così a random, ovviamente poi serve il giusto, però non è che mi fa schifo. Questo era un attimino per delucidare un ipotetico dual Gogeta e Broly, che secondo me, tra tutti quelli che vorrei, sì, sono quello un attimino che mi piacerebbe più di tutti, ragazzi, non ve lo nego, ed è veramente una cosa che a me farebbe
farebbe veramente piacere, perché sono personaggi che voglio in V2, sono personaggi che voglio LR, sono personaggi che attualmente sono tra i più forti del gioco, ma voglio LR più forti del gioco, Gogeta e Broly, ragazzi, bellissimi. Altro dual che secondo me potrebbe starci un casino, e vi ripeto, secondo me, potrebbe essere un Vegito blu e un Rosé STR, Rosé è un classicissimo Black Goku Rosé. Vi dico questo perché secondo me ci sarebbe sia una V2 del free to play di Vegito, V2 V1 pullabile, ma V2 per Vegito blu, e magari anche una V1 di Rosé da solo, ma in generale una V2 del Rosé, perché c'è già Rosé Maso, ragazzuolo, e LR, che vabbè comprende il nostro carissimo Rosé, ma vabbè anche Zamasu, però vabbè nel caso sarebbe soltanto Rosé. Ci sarebbe un casino, lo vedo molto molto un dual grosso, lo vedo molto grosso, sicuramente degno di un anniversario. Ecco, il problema è che ricadiamo sempre sullo scontato Dragon Ball Super, Dragon Ball Z c'è poca roba, sul GT ci sono già stati fatti Super Saiyan 4, diciamolo chiaramente ragazzi, di un GT, hanno fatto anche Baby, cioè, di un GT, ora come ora, visto che hanno già usato le carte di due Super Saiyan 4, lo so che non secondo me vi ho fatto un capo tanto con questi due, ma o mi fanno con Gogeta 4 e Omega, o mi fanno loro due per quanto riguarda i GT, quello è, nel senso, non ci sarebbe altro dual degno di tale portata, di tale evento, quindi è veramente un casino per quanto riguarda i GT, mentre sul Super più o meno la roba c'è Vegito blu, c'è Gogeta Super Saiyan che va blu, c'è Migatte, c'è Jiren, che potrebbe essere un altro dual LR, Migatte Jiren, ragazzi, veramente bello. E tra l'altro, ricollegandomi alla roba Vegito blu e Gogeta blu, c'è l'action figure di Gogeta blu in collaborazione con Dokkan, ragazzi, che sì, tanti stanno già parlando che è confermato il fatto che ci sarà lui all'anniversario. Ma io come al solito, ragazzi, vi lascio sempre il dubbio, vi lascio qua l'action figure, comunque abbiamo parlato in live su Twitch, comunque vi lascio qua l'immagine dell'action figure. E con questa immagine dei ragazzi, che per questo video è anche tutto, abbiamo parlato anche fin troppo delle eventuali speculazioni. Ora però tocca a voi, dimmi la vostra, quale commento, ragazzuoli, voglio sapere te, la tua, cosa ne pensi, quali personaggi vuoi vedere su Dokkan, quali personaggi vuoi vedere al quinto anniversario, che è l'anniversario, il quinto, quello che dovrà veramente fare la differenza e si spera anche rivoluzionare un attimino il gioco, perché sì, è da 4 anni che fa aggiornamenti, ma è sempre Dokkan, nel senso ci vuole un qualcosa che veramente lo rinnova. E per rinnovarlo non intendo aggiungermi 10 stage delle road, intendo aggiungermi veramente qualcosa di nuovo. Grazie. Quindi ragazzuoli, mi raccomando, subitissimo un bel like, spaccate questo video di like, ovviamente vi ripeto dicendomi la vostra, quale commenti. Recuperate ora che finisce questo video tutti gli altri che ritrovate qua sotto le schede. Tutti i link come al solito qua sotto in descrizione, in primis il gruppo Telegram di LV, cioè di Dokkan e di Legends. E vi ricordo ovviamente il mio canale Twitch e il mio profilo Instagram. E let's go boys! Ciao a tutti, mi sono parato tutta la faccia, ciao a tutti.